Dunque, il titolo della mostra, che veramente parecchie persone chiedono sempre i titoli dei quadri, ma i titoli dei quadri, proprio a Viterbo, in una manifestazione, in una mostra che ho fatto, erano Incontri numero 4. E c'erano due persone che sono venute a vedere la mostra, c'era uno psicologo italiano e un signore francese che parlava molto bene l'italiano. E hanno chiesto sui titoli. I titoli in realtà non hanno nessuna attinenza con l'opera, non hanno nessuna attinenza, però sono tutte frasi fatte, tutte frasi che noi adoperiamo tutti i giorni. Non so, mi telefoni te, ti telefono io. Scusa il ritardo, c'era traffico, ecco, che poi dopo diventano certi spiritosi, certi magari filosofici. Ecco, nel caso di questa mostra qui, questa scritta, che siccome io faccio la frammentazione, ho sempre lavorato sulla frammentazione, e mettere questo nome frammentazione mi sembrava troppo lungo, poi non bisogna stare a spiegare. Allora ho trovato questa parola tramite internet, che in realtà in inglese significa schegge, significa frantumazione, e quindi ecco, è uscito fuori questo nome. Perché in realtà, se uno vede bene quel quadro, è una pianta, una palma, si chiama palma di San Pietro. Io ho fatto una fotografia, l'ho frantumata e l'ho fatto per la locandina, non è un quadro, è fatto un fatto pubblicitario della locandina, è stato esposto perché è della stessa misura delle opere che ho fatto qui. Io volevo che tu mi spiegassi, praticamente queste geometrie, queste qua, che prima si compongono e poi piano piano svaniscono in altri pezzi. Com'è l'idea? Come parte? L'idea è nata dalla pubblicità con le grandi aziende che volevano essere sempre in prima pagina e i soci erano tanti, e quindi ho cercato, per esempio, mettiamo un trattore di una grande azienda, poteva stare solo in prima pagina, no? C'erano altri. Allora l'ho frantumato, un trattore l'ho frantumato, e ho preso 5-6 trattori, di ognuno ho fatto un pezzo e poi l'ho montati sempre in nove quadrati, con delle fotografie. Per esempio, o c'era il negativo o il positivo, o una fotografia bruciata, e insomma, ecco, questo è nato perché io non... Poi è stato un amico, che un professore di questi capoccioni, per dire, e che faceva una bella rivista d'arte, un giorno mi ha chiesto cosa facevo, gli ho fatto vedere i bozzetti e lui poi è diventato il mio mentore. E poi è cominciato tutto così da solo, io non è che ho fatto niente, ho fatto una prima mostra con un critico, Guido Montana, a Roma, che era 1977, diciamo l'uscita ufficiale, perché prima insomma facevo delle cose così in contumacia. E poi dopo, piano piano, è venuto tutto da solo. Qui c'è questo esagono, per esempio, che è molto bello, che sembra voler uscire da... Sì, ma questo, vedi, questo c'entri pure te. Se tu bene ti ricordi, nella mostra precedente del Labyrinthus, dice: perché non fai i quadri a rilievo? Ti ricordi? Io ne ho fatto uno, te lo voglio far vedere, non l'ho portato qua. E allora dico: però sto a fare dopo grande uno, mi ce l'ho troppo tempo. E allora l'ho voluto fare così, ma questo c'entri pure te. Ecco da dove viene il discorso. Questo tuo amico mi ha fatto delle domande, ho spiegato, penso di essere stato esaustivo, no? E allora, infatti, lì la critica che ha scritto, secondo me ha scritto quello che, dove lei conosce il mio lavoro, perché avevamo fatto mostra insieme a San Marino e ci sentiamo
diciamo in 3-4 giorni, ci sentiamo, ci scriviamo. E lei era una professoressa del liceo artistico a Roma e poi è diventata pure direttrice e adesso sta in pensione. Un'altra domanda che ti volevo fare è il colore che subisce delle trasformazioni all'interno di questi piccoli sì. Sempre questo, geometrici, sempre sì. Queste. Dunque il colore è diventato così. Io all'inizio appunto ho detto dove venivo, vengo dalla pubblicità più che dalla scenografia. E come fatto di inventiva c'era da fare di più, anche perché poi oltretutto si guadagnava di più, diciamo verità. E quando ho fatto la prima mostra mi piacevano i colori. Il critico Montana mi ha detto, ma guarda che i colori, sai, metti uno, due, il terzo deve essere la sapienza. Allora mi sono un po' spaventato. Allora per farli a colori che ho fatto? Ho preso i tre colori fondamentali. Il giallo col blu, fatto verde, verde più rosso, è venuto una specie di nero, ma un marrone testa di moro, e ho fatto 17 quadri, perché lui aveva scelto 17 bozzetti, tutti uguali, bianchi e con questo nero, ma in realtà era marrone scuro. E da allora sono andato sempre avanti, perché poi ho conosciuto il professore Ghina, che è un restauratore bravo, e mi ha sempre preso in giro che usavo gli acrilici, mi ha detto no, tu devi usare le terre, vieni da me, insomma alla fine mi ha corrotto, ma bene. E adesso io adopero le terre, intanto questi sono intonaci su legno intelato, intonacato a polvere di marmo, e poi i colori sono i tre fondamentali, io compro solo tre terre. Un'altra cosa che a me mi incuriosisce vedendoli così a parete è proprio il bianco che sta sotto, al di fuori del telaio, che è quello che mi incuriosisce anche, perché c'è un rapporto col quadretto, diciamo. Ben detto, perché se vedi c'è il bianco, c'è anche il nero, che non è mai nero ma è fuso dai tre colori, però il bianco e il nero non sono due colori, sono due pigmenti, quindi se io faccio una cosa a rilievo, il bianco è la luce, il nero è l'ombra, no? Io poi ho un DVD didattico che ha fatto Riccardo Spinella, abbiamo girato sto film, dove c'è una parte, tutta la parte tecnica, come è nato proprio il lavoro, è molto interessante perché l'ho portato alla mostra recente che ho fatto a Ivrea, al Museo Civico Garda, e ho portato sto DVD, come così una cosa didattica, però ha avuto successo perché parecchi professori hanno voluto fare dei laboratori in questa mostra. Non solo si è prolungata, ma poi ha avuto successo perché hanno i ragazzi che io ho visto mi hanno mandato le fotografie, tutte queste professoresse che lavorano. Devo dire che sono stato molto contento. Ecco. E quello è molto semplice perché questo DVD dura una mezz'ora, però come dicevo Riccardo Spinella ha fatto dei montaggi eccezionali, quindi perché non è che poteva stare lì 6 mesi a aspettare, e è fatto molto bene, in mezz'ora veramente è fatto proprio bene. Poi io ho portato tanti esempi, quando tu mi hai chiesto bianco e nero, mi è venuto in mente questo, io ho preso una fotografia di un fossile, e l'ho fotografato ingrandito, quello classico, quel lumacone che si vede così, e ho fatto due fotografie. Allora, la prima come fossi, l'altra l'ho solo capovolta e l'occhio nostro lo legge un basso rilievo e un alto rilievo. Quindi tutto questo fa gli studi anche su come ho fatto le ceramiche che non ho mai quindi fatto. Quindi il rapporto con il muro esterno, questo che vediamo, il muro che ne circonda, c'ha come si dice? Come un significato? Come un senso di. Non so, come lo vedi tu questo rapporto con, diciamo, con
l'impianto, diciamo, sì, murario? Sì, l'impianto. Io questo dipende da dove vado a fare le mostre. Porto un esempio che nella rocca che sta a Valentano, sì, sono andato a visitare questo posto perché devo fare una mostra lì e vedo che c'era un affresco, sarà stato forse 1,5 metri per 1,5 metri, c'è una Madonnina con un angelo, però è una Madonnina birichina perché non è l'Annunciazione, perché c'ha il bambino un braccio. E allora a me mi ha suscitato un po' questo posto e allora ho fatto una mostra per quell'ambiente, tant'è vero che lì hanno scritto un pezzo un professore di là che si occupa delle cose d'arte, che non mi interessava il luogo, ma comunque quello che c'era dentro, come per esempio c'è chi c'è, sceglie il carcere, chi sceglie, ecco, io poi ho fatto quasi sempre mostre, diciamo, come posso dire, nei musei, poche cose con i privati. Queste sono cose eccezionali per un privato che è... Qui hai fatto praticamente la mostra, è nata per, diciamo, per la galleria questa, sì, o avevi dei pezzi? No, perché questa era così, mi aveva chiamato appunto Giacomini, l'architetto, e infatti la prima volta, che oramai risale a tre anni fa, me l'ha ricordato pochi giorni fa, io qui, siccome era diverso da questo, l'arredamento, le cose, no? Era come una specie di labirinto qui, no? Non so. Allora mi è venuto in mente, gli ho detto, dico, facciamo tutto sul labirinto, e ho fatto sto labirinto, se ho fatto adesso una ventina di quadri, 3 anni fa, tutti fatti col labirinto. E poi ognuno ha il suo titolo, sempre riferito al labirinto, ma sempre come percorso umano, ecco. Sono rimasti un paio di quadretti che ho a casa. Allora, grazie. Grazie a te.